Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Giallo. Io sono GlacialSphere ed oggi andremo prima di tutto ad affrontare il rivale nella torre Pokémon e poi direttamente ad Azzurropoli. Iniziando così a fare magari il magazzino del Team Rocket, bisogna vedere quanto ci metteremo ad arrivare ad Azzurropoli. Allora, sappiamo che il rivale inizia con Spearow. Quindi mandiamo in campo Pikachu. Nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare, facendomi sapere cosa ne pensate voi di Pokémon Giallo e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Ehi, che fai qui, Glacial? I tuoi Pokémon non sono morti, però li posso sconfiggere in guardia. Ok, Gary. Va bene. Io me la sto chillando molto in questo gameplay, in questo let's play. Ah, si è voluto il sospiro. In questo let's play appunto di Pokémon giallo me ne sto bello tranquillo. Per questo ogni tanto magari i miei Pokémon subiscono un po' troppi danni. Però ecco come lo voglio giocare. Voglio giocarlo davvero in tranquillità. Quanti danni mi fa Firo? Beh, giustamente Pikachu ha 0 di difesa, ve lo voglio ricordare. Vi voglio ricordare che Pikachu ha proprio 0 di difesa. Buono, l'ho paralizzato. Quindi posso colpire per primo. Ok, buono. Bravo Pikachu. Ha tirato giù Firo e sale anche a livello 25. Poi manderà Shellder. Beh, lascerò Pikachu allora. Vai, tuono shock. Dovrebbe fargli abbastanza male, appunto. Ah, super suono. Allora, vediamo se riesce a colpire, anche se è confuso. Buono. Buono, buono, buono. Poi lo sostituisco. Brutto colpo quando non serve a nulla, giustamente. L'avessi fatto prima avrebbe tranquillamente ucciso. Vulpix, mandiamo a questo punto il buon Wartortle. Ora tutta la nostra squadra è praticamente più o meno dello stesso livello. Siamo tutti tra il 24 e il 26. Quindi è molto buono l'allenamento. Siamo in linea con i livelli degli altri allenatori. Come vedete. Andiamo poi di bolla. Quindi comunque le lotte saranno giustamente sfidanti. Sentry, lasciamo tranquillamente Wartortle e andiamo di pistolacqua. Dovrebbe fargli abbastanza male. Perfetto, buttato giù. Ed infine chi hai? A Eevee. Bene, lasciamo Wartortle di nuovo. Altra pistolacqua. Ma dite che Eevee prima o poi lo farà evolvere in qualcuno? O lo terrà comunque sempre come Eevee, come noi terremo il nostro Pikachu, sempre come Pikachu, non lo faremo evolvere. Ok, ruggito. Andiamo ancora di pistolacqua. Ah, così poco li tolgo? Alla faccia. Vai, altra pistolacqua. Buono. E poi una bolla, dai, così per gradire. Perfetto, abbiamo battuto anche il rivale senza particolare difficoltà in realtà. Cosa? Puzzola! Ti ho sottovalutato. Perfetto. Come hai messo il tuo Pokédex? Io ho un Cubone, ma non ho ancora trovato un Marowak adulto. Credo non ce ne siano più. Beh, meglio che vada, ho un sacco di cose da fare. Alla prossima! Va bene, Pikachu che si sposta per farlo passare. Ok, abbiamo battuto quindi il rivale all'inizio della torre Pokémon, ma sapete che non possiamo proseguire senza la Spettro Sonda. Quindi ci tocca andarla a prendere. Prima di andare però a prenderla, andiamo nel Pokémon Market di Lavandonia e facciamo un po' di compravendita, ok? Prima di tutto compriamo delle super pozioni. Prendiamone 10. Perfetto. Poi sul fungo di fuga ne abbiamo una, quindi va bene. Prendiamo 3 antidoti. Poi l'antiparalisi ci sono, sì, prendiamone 3. E vediamo un po' cosa possiamo prendere. Repellenti non ci sono qui, non li vendono? Non vendono i repellenti qui, mannaggia. Allora, compriamo. Ah, due rivitalizzanti, possono sempre tornare utili. Quindi teniamone due. Ah, ci sono direttamente i super repellenti, giustamente. Quindi prendiamone 5. Ok, poi vendiamo invece la MT30 che è teletrasporto, non ci serve. E vediamo se c'è qualcos'altro da vendere. No, queste sono cose che ho appena comprato. Perfetto, a questo punto,
Sapete che qui dentro ci sono, appunto, c'è la casa del Mister Fuji, c'è il giudice onomastico in cui potete cambiare il nome dei Pokémon, però vi ricordo appunto che se volete un'esplorazione completa della città, c'è il mio Let's Play di Pokémon Blu. La città è praticamente identica. Andate a cercare nel mio canale Pokémon Blu Lavandonia e troverete appunto l'esplorazione della città completa. Invece questo Pokémon giallo vi ricordo che vado un po' più spedito perché lo faccio giusto per avere questa esperienza con appunto Pikachu e tutti gli starter. Ok, se ne va il filtro viola di Lavandonia, noi ci rimettiamo davanti Pidgeotto, perché come vi ho detto è lui quello che dobbiamo allenare, e guardate, in questo momento vado allora a cercare a che livello impara Pikachu Fulmine. Vediamo un po' se lo trovo in questo momento, sto cercando sul cellulare, eh. Andiamo qui su questo sito che è molto pratico. Mannaggia i cookie, grazie. Allora. Dovrebbe essere qui sotto, sì. Forza, forza, è un po' pesante questo sito, quindi ci metto un attimo. Dove sono le mosse che impara? Dai. Dove sono le mosse che impara? Forse, eccole qua, trovate. In prima generazione, vediamo. Fulmine lo impara a livello 26 in giallo. Ok, quindi manca pochissimo in realtà. Non mi metto ad insegnarglielo. Manca letteralmente un livello. Quindi vediamo di farglielo fare il prima possibile. Sfidiamo questa tipa. Ok. Quindi a livello 26 Pikachu impara Fulmine. Manca davvero poco. Nel frattempo però cerchiamo di far combattere il più possibile questo Pidgeotto. Così da fargli arrivare almeno ad imparare attacco d'ala. Ok, ruggito ci diminuisce l'attacco, quindi cambiamo subito Pokémon e mandiamo Pikachu. Dato che con l'attacco diminuito difficilmente farà qualcosa. Ecco, doppia sberla ci farà male. Beh, però che culo, brutto colpo. Ma perché hanno sempre questo culo contro di me? E tra l'altro sappiate che se gli attacchi di questo tipo fanno brutto colpo la prima volta, poi continuano a fare il danno del brutto colpo. Quindi niente, Pikachu è già morto. È andata così, mandiamo Charmeleon. E questa è sfiga, ragazzi. Cioè, con una doppia sberla ci ha praticamente ammazzato Pikachu. E poi ci addormenta Charmeleon. Avete già capito che dopo questa lotta andrò a curarmi Pokémon, vero? Rimaniamo Pidgeotto in campo. E si usa ancora Kanto, vedrai, perché l'intelligenza artificiale di sto gioco è un po' una merda. Ok, no, ho usato Libra. Vai, attacco rapido. C'è Clefairy che ha boh, la possibilità di uccidere tutti i miei Pokémon. Perché tanto li addormenta. Poi in questo gioco l'addormentamento può durare fino a 6 turni. Capito? 6 turni di addormentamento. 6 turni in cui il tuo Pokémon è fermo e non può fare nulla. Guardate, siamo già a 2. E si è preso altre 2 libbre in faccia. 3. 3 turni di addormentamento. E mo parte con la doppia sberla. Vai, quanti ne fai? 2, fortunatamente. 4 turni di addormentamento. In questo let's play ho addosso una sfiga colossale, eh. Ma tantissima, cioè. Avete visto l'episodio del tunnel roccioso, vero? Cioè, l'avete visto? 5 turni di addormentamento. O 4 turni di addormentamento, perso anche il conto. Ce l'avete visto l'episodio del tunnel roccioso? Quanta sfiga ho avuto. E mo muore. No. Ok, si è svegliato. Però giustamente sapete che quando in prima generazione, quando un Pokémon si sveglia, perde comunque il turno. Ah oh, è così. È andata così. Mandiamo Wartortle. E Clefairy ha letteralmente ucciso Pidgeotto di 2 livelli sopra di lui. Ha quasi ucciso Pikachu di 3 livelli sopra di lui. Solamente perché il primo gioco era tutto rotto, cioè la prima generazione era tutta rotta. E venivano permesse queste cose. Ok, andiamo un po' di bolla. Brutto colpo e addio. Tutti prendono un po' di punti esperienza, ma totalmente a caso. Lasciamo Wartortle e cerchiamo di tirarlo giù. Non ho usato bolla, volevo usare pistolacqua. Mannaggia me. Anzi, forse è meglio morso. Vabbè, canto. Quanti turni verrò fermato questa volta? Siamo già a uno. Ruggito mi diminuisce l'attacco. Perfetto, quindi quando
Quando mi sveglio non farò nemmeno più danno. Perfetto. Mandiamo i Bisaur, è l'unico altro Pokémon che c'è rimasto che voglio allenare. Canto. Ho fortunatamente non ho avuto ha fallito Canto perché ragazzi c'è davvero. Giocare contro Clefairy è una merda. Tra Clefairy e Bellsprout ci sono dei Pokémon davvero che riescono a disintegrare più la squadra, eh. Vai, frustata. Ok. Ok, un cavolo in realtà, cioè questa tipa con due Clefairy ci ha letteralmente disintegrato la squadra, ha praticamente ucciso Pikachu, cioè se non lo sostituivo Pikachu moriva. Ha poi ucciso Pidgeotto, cioè con due Clefairy, Pikachu Pidgeotto di 2-3 livelli sopra, ha quasi tirato giù, cioè avrebbe tirato giù anche Wartortle, molto probabilmente, e ha tirato giù Charmeleon. Se non ricordo male, anche Charmeleon. O forse no, Charmeleon non l'avevo utilizzato. No, sì, Charmeleon è entrato ed è stato subito addormentato. Quindi sarebbe morto anche lui. Oh, ragazzi, va così. Vai, sono un errante rischia tutto. Vada, vada, errante rischia tutto. Ora, il nostro obiettivo in questo episodio è ovviamente arrivare ad Azzurropoli. Ma anche fare un livello a Pikachu per il fulmine. Vai, attacco rapido su Growlithe. Boato, è incolume, ottimo. Attacco rapido. Finché usano questi attacchi stupidi, ottimo. Brutto colpo, finalmente un po' di fortuna. Adesso me lo scotta, vedrai, eh. Anzi, mi fa brutto colpo a sua volta, appunto. Quindi fortuna un cavolo. Fortuna davvero niente. È un brutto colpo che non serve a nulla, perfetto. Poi Vulpix, cambiamo Pokémon e mandiamo Wartortle. Vai, pistolacqua. Questo fa abbastanza male, nemmeno così tanto in realtà. Questi continuano a usare Boato di primo turno. Perfetto, brutto colpo quando non serve a nulla. Sempre ottimo. Wartortle però sale a livello 25, ottimo. E abbiamo battuto il rischio a tutto. Mi ha soffiato la vittoria, mi spiace. Proseguiamo allora e andiamo a battere questo qua che dovrebbe essere lo scienziato, vero? Con Grimer, se non ricordo male. Lui dovrebbe avere Grimer. Eccolo qui. Quindi in realtà è ottimo Charmeleon contro questo Pokémon. Andiamo di attacco rapido. Charmeleon con fossa. Calibra dovrebbe reggerlo. Non dovrebbe avere troppo attacco in realtà Grimer. Va bene, finché non mi avveleni il Pokémon, guarda, mi prendo volentieri queste libbre in faccia. Inibitore, cosa mi togli? Mi sembra turbine, abbia tolto. Vabbè, non molto importante. Mach, cambiamo Pokémon e mandiamo Charmeleon. Ok, lo spread di Mach è davvero brutto, quello nuovo. Pessimo. Andiamo di fossa. Ha provato ad avvelenarci, sto Mach, infame. Inibitore cosa ci toglie? Vediamo se ci toglie fossa. No, graffio, perfetto. Altra fossa e addio Mach. Charmeleon non sale di livello con così tanti punti esperienza. Va bene. Lasciamolo comunque contro Grimer e andiamo di fossa di nuovo. Ah, quasi l'ha shottato. Davvero quasi. E a questo punto useremo Bracciere. No, Bracciere ce l'ha tolto. E andiamo di Graffio, allora dovrebbe bastare. Brutto colpo, a caso, ovviamente, non poteva farlo prima con Fossa, no? Ok, abbiamo battuto il cervellone. Non ha senso. Mi spiace. Allora, a questo punto, torniamo un'altra volta a curarci. Buon PG8. Non mi metto a sprecare una super pozione, dato che il Pokémon Center è proprio qui di fianco. Ecco qua. E sapete appunto che PG8, d'altronde lo dobbiamo allenare. Dobbiamo allenarlo fino a fargli apprendere attacco d'ala. Altrimenti è davvero inutile come Pokémon. Oppure fino ad arrivare almeno a prendere volo. Cioè, se arriviamo a Cerestopoli e
e gli insegniamo a Zurropoli, scusatemi, e gli insegniamo volo, in realtà diventa già molto più utile. Però ecco, finché non impara Attacco d'ala rimarrà abbastanza useless come Pokémon. Però a questo punto sapete cosa? Lasciamolo tranquillo. Vabbè, lasciamolo come primo Pokémon comunque. Lasciamolo come primo Pokémon e andiamo a battere questi tizi. Ok, Pupa vuole lottare. Ok, PG contro PG8. Andiamo di raffica. O meglio, di attacco rapido, scusatemi. Ho letto male. Vai, attacco rapido. E addio PG. Che non prende molti punti esperienza, però sempre meglio di niente. Vai, attacco rapido anche contro Rattata. Buono questo danno. Poi vediamo chi manda. Nidoran. Sì, cambiamo Pokémon contro Nidoran e mandiamo Charmeleon con Fossa. Azione. Ok, la evitiamo. Perfetto. E Fossa. Perfetto, lo shottiamo. Buono. Avevo paura che non riuscisse a shottare nemmeno Nidoran. Meo, cambiamo di nuovo Pokémon e mandiamo il nostro PG8. Vai, Raffica. Anzi, attacco rapido sarebbe meglio usare. Tanto fanno davvero più o meno lo stesso danno. Almeno così in caso anche loro usino attacco rapido o un'altra mossa di priorità. Noi dovremmo comunque attaccare per primi. Livello 25 per PG8, ottimo. E altro Nidoran, sì, mandiamo quindi di nuovo Charmeleon. Con un'altra bella fossa. Ha incornata, ci ha provato a usare. Molto meglio di azione. Però in ogni caso va giù anche questo Pokémon. Perfetto, guarda cosa hai fatto. Mi spiace. Andiamo a battere anche quest'altra allenatrice. Meo è così carino. Questa, se non sbaglio, è tipo 3 Meo. Eccola qua. Vai, di nuovo attacco rapido. Tridio, ecco, questo fa male. Fa male perché se adesso ci colpisci con un attacco ci fa malissimo. Vediamo, giorno paga, ci farà malissimo. Appunto. Andiamo ancora di attacco rapido. E poi sostituiamo PG8, eh. Mandiamo Pikachu. Vediamo di fargli prendere questo livellino se riusciamo. Pikachu con schianto, dovrebbe fare parecchio male. Ok, niente male. Anche lui si becca Stridio in faccia. A questo punto cambiamo di nuovo anche lui. E chi mandiamo? Chi mandiamo? Mandiamo di nuovo PG8. Dai, PG8, vai. E andiamo di Raffica. Però che danno con Commosso, eh? Mi ha fatto parecchio male. Cambiamo Pokémon quindi e mandiamo Pikachu. Vabbè, qua. Tridio fallisce, ottimo. Noi usiamo Schianto. E addio Meo. Ok, sfortunatamente non sale a livello 16. A livello 26, scusate, in Meow. Va bene. A questo punto la super pozione però la uso volentieri, qui. Vai su PG8. Perfetto, andiamo a sfidare anche quest'altro allenatore. Cerchiamo di mettere più livelli su PG8 possibile. Non trascurando ovviamente anche gli altri Pokémon. Ecco Koffing. Koffing, così come Ekans,
sono introvabili in Pokémon giallo. Non si possono proprio trovare. Farò poco danno, vero? Sì. Mi avvelena con Smog. Sì, mi ha pure avvelenato. Infame. Cambiamo Pokémon e mandiamo Charmeleon con Fossa. Vai. Dovrebbe riuscire a ucciderlo, in teoria. No, peccato. Niente, non riesco più a calcolare i danni comunque. Andiamo di braciere. Buono, abbiamo battuto anche lui. È meglio la scuola, mi spiace. E andiamo a battere anche l'ultimo di questa lunga linea di allenatori. L'ultima Koopa. Che manda in campo Nidoran. Noi sostituiremo subito PG8 con Pikachu. Vediamo di fargli fare magari questo livello 26, eh. Ok, ci abbassa la difesa che è già bassissima. Noi andiamo rischianto però. E fallisce giustamente. Ce lo dobbiamo aspettare. E viene pure avvelenato. Raffio, va bene. Altro schianto. Dai, è rimasto con 2 HP. È rimasto con 2 HP, sto stronzo. Andiamo con il Pono Shock e tiriamolo giù. Poi chi manda? Nidorina. Sì, a questo punto cambiamo Pokémon e andiamo Charmeleon. Per forza, perché Pikachu non può combattere. Brutto brutto lo spread di Nidorina, quello nuovo. Brutto davvero. Andiamo di fossa. Bel danno, eh. Altra fossa. Perfetto. E abbiamo tirato giù anche Nidorina. Perché? Perché? Ah, se non lo sei tu. A questo punto taglio e vado a curarmi i Pokémon. Torno qui subito. E rieccoci qui. Con i Pokémon curati possiamo proseguire. Allora, qui ci sono. Qui c'erano dei centauri in Pokémon Rosso Fuoco Verde Foglia che hanno tolto, evidentemente. Andiamo a sfidare quindi il buon rischiatutto qui. Eccolo. Rimane in campo Poliwag, è la prima volta che lo vediamo Poliwag in questo let's play. E lo sprite così così, poteva essere fatto molto meglio. Lui ci colpisce con bolla, non ci fa molto ovviamente. Dopotutto è un Poliwag. Altra bolla. E noi andiamo ancora di attacco rapido. Perfetto, poi ti mandi Poliwag ancora. Se a questo punto mandiamo Pikachu direttamente, sperando che possa fare questo livello 26, questo agognato livello 26. Vai. Brutto colpo ovviamente quando non serve. Poliwhirl, lasciamo Pikachu. Ok, carino lo sprite di Poliwhirl. Anche se è lì tutto storto, non si sa bene per quale motivo. No, mi ha addormentato. Pikachu, svegliati per favore. Visto l'acqua, ci fa discretamente male. Appunto, brutto colpo tra l'altro. E Pikachu se la dorme della grossa proprio. Niente, continua a dormire. Dobbiamo sostituirlo, altrimenti non prenderà nemmeno punti esperienza. Pokémon. Mandiamo. Rimandiamo in campo PG8. Si becca una bolla in faccia, va benissimo. Noi però tiriamo un attacco rapido. Ipnosi fortunatamente fallisce. Bella lì, brutto colpo. Quando ovviamente è inutile. PG8 livello 26 e
Anche Pikachu, livello 26, finalmente. E cerca di imparare Fulmine, ma assolutamente sì. E li togliamo. Allora, Tonondra tengo perché per paralizzare la gente è utile. Un attacco di tipo normale serve, Flash non glielo posso togliere, quindi ovviamente togliamo Tono Shock. E con Fulmine finalmente Pikachu sarà molto più utile del solito. Finalmente. Qui sopra c'è un altro rischiatutto? No. Altro allenatore che avevano messo solo. Ah, qui però c'è un allenatore ancora da battere, vero? Sì. Ultimo allenatore da battere prima di poter arrivare ad Azzurropoli. Eccoci qua. Mando in campo Voltorb. Noi con Pidgeotto non facciamo una bella figura, quindi mandiamo Charmeleon. Azione, beh, se si mette a usare azione e non attacchi tipo elettro, avremmo potuto tranquillamente lasciare Pidgeotto. Però con Fossa ce la caviamo abbastanza bene. Koffing, lasciamo Charmeleon, così era ancora Fossa. Dai, di quanto però non muoiono. Ma sempre in questo Let's Play, sempre ci sono quei Pokémon maledetti che rimangono con un HP e poi mi avvelenano, giustamente. Charmeleon sale a livello 26. E ci sarà quel momento, ragazzi, in cui quasi, in cui più o meno tipo tutti e tre gli starter si evolveranno nello stesso momento. Molto probabilmente nello stesso episodio. E tipo diventerà, la mia squadra diventerà fortissima in un batter d'occhio, cioè con tutti e tre gli starter al loro terzo stadio evolutivo diventa davvero forte. Ivysaur non lo stiamo utilizzando molto perché aveva già fatto molti livelli nel tunnel roccioso, quindi lo sto tenendo un po' in disparte per allenare gli altri. Perfetto, abbiamo battuto anche il cervellone. Fusione totale! Ok, a questo punto possiamo arrivare a Celestopoli. Mi dispiace con questo brutto effetto del veleno. Con questo brutto effetto del veleno di PG8 e di Charmeleon, se non sbaglio, entrambi sono stati avvelenati. No, forse solo Charmeleon. Mi sembra solo Charmeleon, sì. Nessa resiste prima, fino ad arrivare a Celestopoli. No, ad Azzurropoli, scusatemi. Straparlo in questo momento. Allora, siamo arrivati ad Azzurropoli e lo schermo diventerà azzurro. Non diventa azzurro lo schermo? Strano. Vai, curiamoci Pokémon qui dentro. E andiamo immediatamente, ragazzi, a prendere volo. Ok, subito. Così lo insegniamo subito a PG8 e può avere finalmente un attacco volante da poter utilizzare. Poi sapete cosa? Andiamo subito a battere la palestra. Yes, andiamo a battere la palestra. Così almeno concludiamo in bellezza questo episodio. E soprattutto alleniamo un po' Pidgeotto effettivamente con volo. Allora, nel Pokémon Market non c'entriamo. Vi ripeto per l'ennesima volta, se volete un'esplorazione completa di questa zona, delle città, eccetera, andate a vedere il Let's Play di Pokémon Blu, dove esploro davvero ogni angolo. Andiamo qui sopra, andiamo a prendere il nostro volo. Di sotto c'è Snorlax, che potremo ottenere tra un bel po' di episodi in realtà. Perché dobbiamo fare tutta la parte della torre Pokémon, tutto il magazzino Rocket, quindi almeno un paio di episodi. Ecco qua. Abbiamo la MN02. Andiamo quindi subito ad insegnarla al buon PG8. Ecco qua. Vai. Dov'è? Lui. L'unico ovviamente in grado di impararla. Anche Charizard in realtà potrà impararlo, volo. E gli togliamo Turbine, completamente inutile. Perfetto. Vediamo se qualcuno dei miei Pokémon può imparare Fulmine invece. Ovviamente tranne Pikachu. No, solamente Pikachu, che l'ha già imparata tra l'altro. A questo punto torniamo ad Azzurropoli.
che è l'unica città in cui non cambia comunque il colore del gioco. Non so se sia un bug, oppure se è giusto che sia così. E a questo punto andiamo a portare la nostra sfida alla palestra di Azzurropoli. Bisogna fare tutto il giro, giusto? Bella comunque la musichetta di Azzurropoli. No, avrei potuto non fare tutto il giro, mannaggia me. Ok. Tagliamo l'alberello. E piano piano arriviamo qui. Ecco il vecchietto che sta fuori dalla palestra a spiare le ragazze. Ovviamente non fa nulla di male, no? Mi dissocio. Allora, andiamo a sfidare la palestra con Charmeleon e Pidgeotto, ok? Saranno i due che utilizzeremo di più. In caso qualcosa dovesse andare male, abbiamo Butterfree e Ivysauro in caso, anche Pikachu comunque volendo dire che si può utilizzare. Però iniziamo, dai. Iniziamo a sfidare le allenatrici. Ehi tu, qui non puoi entrare. Ma scusatemi, se uno è un ragazzo, no? E volesse sfidare appunto la palestra come fanno tutti i bambini del mondo dei Pokémon, come farebbe a sfidarla se ammettete solo ragazze? È una cosa importante, eh? Mettiamo volo per primo, tanto la mossa che useremo di più con PG8. E vediamo se possiamo finalmente one-shottare questi Pokémon di merda. Oh, finalmente. Bellsprout one-shottato. Finalmente. Weeping Bell, lasciamo PG8. E andiamo ancora di volo. Quanti PP ha volo? 10? Sono un po' pochini se ne ha 10, eh. Però è davvero forte. Ok, sei troppo forte. Ottimo. Battiamo anche lei. Vediamo un po' di battere appunto questa palestra allenandoci il più possibile sia Pidgeotto che Charmeleon. Oddish. Ok. Vediamo quanti pp a volo, di preciso. Ok, 15, dai, 15 sono più che accettabili allora. Perfetto, tirato giù Oddish. Pidgeotto sale a livello 27. Poi Bellsprout. Lasciamo Pidgeotto perché Charmeleon con un braciere non lo tira giù. Quindi usiamo volo. E poi Bellsprout inizia a fare sonnifero, paralizzante, veleno polvere, lega tutto, tutte quelle cose lì che non ci piacciono. Mentre contro Oddish possiamo mandare Charmeleon, perché anche se non lo shotta, Oddish al massimo fa assorbimento solitamente. Quindi niente di che. Andiamo di braciere. Vedete che non lo shotta, perché ovviamente braciere fa quello che fa braciere, non è lanciafiamme. E anche a Charmeleon comunque servono dei punti esperienza. Mandiamo PG8. E volo. Sì, loro comunque continuano con i problemi di stato, eh. Continuano a provare a metterti i problemi di stato, che sono la cosa più fastidiosa, ovviamente, da gestire. Oh, il mio trucco. Mi spiace. Andiamo a sfidare anche le allenatrici che sono qui dietro. Eccoci qui. Bulbasaur. Andiamo di volo anche su Bulbasaur. È davvero forte volo, eh. Mi ripeto perché finalmente Pidgeotto ha un attacco di tipo volante. Allora, proviamo a mandare Charmeleon contro invece Ivysaur. Sprite normale, dai. Non è brutto, né bello. Cioè, alla fine ci sta comunque quello sprite. E andiamo di braciere. Non penso di tolga nemmeno metà vita in realtà. Appunto. Cioè pensate quanto poco danno fa. Andiamo di braciere di nuovo. E lui ci fa ruggito, ok. Altro braciere.
Quasi quasi Charmeleon me lo tengo avvelenato per queste sfide, così non può essere addormentato né paralizzato. Alla fine perde solo un po' di PS in ogni turno, non è così male. Sconvolgente! Strabiliante! Dai, andiamo a sfidare l'altra allenatrice qui dietro. Eccoti. Guarda i miei Pokémon d'erba, sono molto facili da allenare. Hai visto? Avete visto, ragazzi, i suoi Pokémon d'erba? Ora li vedrete abbrustolire, anzi, più probabile tipo schiacciati con volo. Infatti, Bellsprout assolutamente volo. Vai. Ma guarda come provo a usare Avvolgi Botta, sta merda di Pokémon. Pokémandi, altro Bellsprout. Tu avevi proprio i due Pokémon di merda, cioè, per eccellenza. Volevi proprio essere un fastidio incredibile per gli avversari. E provavi comunque a usare subito Avvolgi Botta. Infame, eh? Ti sei meritata questi due voli in faccia. E PG8 sale a livello 28. Ottimo. No! E invece sì. E invece sì. Allora. Pokémon taglio. Dov'è il mio Ivysaur qua? E andiamo a sfidare le ultime tre allenatrici prima di Erika. Vai, vai, vai. Ah, questa è una fanta allenatrice, tra l'altro. Con Weeping Bell. Andiamo di volo. Guarda come prova ad usare Avvolgi Botta. Bisogna essere stronzi comunque, eh. Cioè, per me il gioco lo sa che è l'attacco che mi sta più sulle balle e continuo a provare ad usarlo. Mandiamo Charmeleon contro Gloom che non dovrebbe avere Avvolgi Botta o altre puttanate di quel tipo. Vai, bracere. Buon danno, dai. Tra l'altro, essendo avvelenato, non può né addormentarmi né paralizzarmi. Quindi posso solo fare questo assorbimento che non ci toglie nulla alla fine. Sostituisce? Ma nel campo Venusaur? Anzi, Ivysaur, va bene. Continuiamo ad andare di braciere allora. Cosa prova a fare Parassisseme? No, ruggito. Boh. Contento lui. Fammi un bel rollino alto, così lo ammazziamo. Perfetto. Brutto colpo, tra l'altro, va bene. Nel dubbio. Nel dubbio è come se avessi spazzato il difensore in area, ecco. No, non cambiamo Pokémon. Facciamo prendere tutti questi succosi punti esperienza a Charmeleon. Perfetto, battiamo anche lei. Rimane in campo Oddish, che questo avrebbe potuto batterlo anche Charmeleon, però andiamo in campo PG8, quindi usiamo tranquillamente volo. Pokémon di Gloom. Sì, mandiamo Charmeleon allora. E andiamo di braciere. Mi faccio il braciere. Ok, veleno effetto. Poi cosa usa? Assorbimento, ovviamente. L'essere avvelenati è quasi un pro in questa palestra, comunque. Cioè, alla fine perdi un po' di PS ad ogni turno. Ma non ti possono né paralizzare né soprattutto addormentare. Che sono le cose peggiori. Andiamo di graffio. E Charmeleon sale a livello 28. Ottimo. E tu, insolente? Ma cosa vuoi? Ma... Andiamo a sfidare anche lei. L'ultima allenatrice prima di Erika. Per hobby alleno Pokémon, così. Hobby, no? Però intanto è tipo la guardia del corpo di una palestra. Però lei lo fa per hobby. C'è la guardia del corpo di una capo palestra, non di una palestra. Oh, bello Execute, bello lo sprite. Sembra quasi che abbia un corno l'uovo centrale comunque. Ah no, che è una crepa. È una crepa, non è un corno. Andiamo di volo. Cos'è? Attacco pioggia, scusatemi. Pioggia danza? Ne
solo rifà attacco pioggia. Ah, è uomo bomba sarebbe. Attacco pioggia, però fa straridere come traduzione, ma scusami. Attacco pioggia, riflesso, la parola va nel sesso. Si è corazzato addirittura. Non gli è comunque. Non c'è impedito di fare una frittata. Oh, splendido, grazie cara. A questo punto, ragazzi, taglio, vado a curare i Pokémon. Ci rivediamo qui per la lotta contro Erika. E rieccoci qui, siamo pronti per sfidare Erika. Ciao, che tempo magnifico, vero? Si sta benissimo. Oh, per dirci, devo essermi addormentata. Accomodati. Mi chiamo Erika, sono il capo palestra di Azzurropoli. Insegno l'arte dei fiori. I miei Pokémon sono del tipo erba. Oh, scusa, non avevo capito che volevi sfidarmi. Come desideri, ma io non perderò. Ok, la classica Erika svampitissima. Andiamo a sfidarla. Inizia con Tangela. Carino lo spread nuovo di Tangela. Ok, noi entriamo con volo. Tra l'altro Tangela a livello 30. E parte con Lega tutto. Cioè parte già per essere fastidiosa sta tipa. Eccola, appunto. Attacca ancora, immaginavo. E fortunatamente ha già perso Lega tutto. Limitazione, ma usa solo mosse di questo tipo lei? Quanto può essere stronza? Guarda, guarda, Lega tutto. Ok. Vediamo quante volte mi tiene fermo. 2 volte, ok. Andiamo ancora di volo per non rischiare nulla. Non voglio tipo fare un attacco rapido per poi scoprire che non muore. Quindi non rischiamo nulla e andiamo di volo. E tiriamo giù il suo primo Pokémon. Poi chi manda? Weeping Bell. Lasciamo Pidgeotto. E andiamo di volo di nuovo. Acido, ok. Fortunatamente sta dando mosse normali. Questo Weeping Bell. Acido va bene, me lo prendo tutto l'acido, guarda, sono contentissimo di prendermi l'acido in faccia. Vai, volo. E tiriamo giù anche questo Weeping Bell. Ed infine chi ha? Ha Gloom. Ok, contro Gloom invece mandiamo Charmeleon. Un bel Gloom rosso, tra l'altro. Ma cos'è? Shiny? Non può essere Shiny, non ci sono gli Shiny in questa generazione. Un bel Gloom rossastro. E speriamo di spottarlo. Perché qua la faccenda è un po' ardua, eh. No, ok, non siamo riusciti a spottarlo. Continua con acido. E ci cala la difesa. Dovremmo comunque riuscire a batterla. Perché con questa non ci sciotta. Infatti. E andiamo di braciere. Ok, Charmino si prende un bel po' di punti esperienza e noi battiamo Erika. Ammetto la sconfitta, sei veramente molto forte. Ti darò la medaglia arcobaleno. E anche 3.000 poche dollari, che non sono male. La medaglia arcobaleno farà obbedire tutti i Pokémon fino a livello 50. Inoltre i Pokémon potranno usare la forza, anche quando non stanno lottando. Ah, porta anche questo con te. Cos'è, Mega Assorbimento? Mega Assorbimento, sì. La metà del danno inflitto tornerà al tuo Pokémon come energia. Perfetto, abbiamo battuto quindi anche Erika, quindi usciamo dalla palestra. Ho fatto, usiamo taglio. E concludiamo quindi anche questo episodio, perché una volta battuta Erika, qui ad Azzurropoli ci manca solo di andare nel casinò e sfidare appunto il nascondiglio del Team Rocket. Quindi noi andiamo a tagliare ancora questo alberello e torniamo al centro Pokémon per ricaricarci e prepararci quindi al prossimo episodio. Detto ciò quindi, mentre vado al centro Pokémon, vi ringrazio per aver seguito questo episodio. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!